7 volte in termini di territorio, 3,5 volte in termini di strade, e strade vuol dire servizi, illuminazione, pulizie, spazio, eccetera. E quindi un territorio che è praticamente da 2 a 7 volte Milano può avere la stessa qualità di Milano, cioè tanto per cominciare le strade. Possiamo avere le strade asfaltate come Milano, con un'estensione che è doppia o tripla e con delle risorse che sono quantità. Io dico, se la facciamo saremo dei mirandolari. Quindi un problema colossale di Roma, della vostra capitale, della nostra capitale, perché io sono venuto qui con Milano e ho sempre lavorato in questo spirito con gli assessori e i consiglieri di maggioranza, ma anche con tutti i consiglieri di minoranza, ho cercato di mantenere aperto il dialogo totalmente, perché siamo qui davvero per Roma, per la capitale. Però questo è un argomento che mi sembra qualcuno, Zanda, se non sbaglio, capogruppo del PD, ha affrontato anche recentemente. Cioè hanno cominciato a rendersi conto che se vogliamo una capitale che sia più organizzata verso il mondo, perché viene male il biglietto da visita della nazione, dobbiamo dargli, non dico le stesse risorse di Milano, io direi di sì, da buon Veneto e diciamo con spirito federalista, diciamo, posso dire che secondo me la capitale, la trattata capitale, non va penalizzata. E questo è un argomento molto poco popolare che invece secondo me deve essere affrontato a chi viene dopo di me, dalla chiesa che impieghi e soprattutto dalle parti politiche. E non vergognarsi di dire che Roma ha la possibilità, già questo farebbe. I miei amici veneti, siccome io lo dico ad ogni cena di riunione, mi dicono: ma ormai sei finito, anche tu sei diventato romano. Non mi credono quasi più. Quando raccolgo questi dati si tendono a credere, invece sono dati matematici che non sono pubblici, sono dati inconfutabili. Vincenzo Bisbiglia, Canto.it. Io volevo avere, insomma, brevemente se possibile, due o tre diciamo, differenze o miglioramenti tra il suo piano e quello del 2015, diciamo, della sua e quella che abbiamo preceduta, quindi ecco, dove è migliorato, dove ci sono differenze. A oggi mi sembra il mantenimento di assicurazioni e farmaci. A me sembra di capire, avendo letto anche la delibera integrale, che diciamo, tutte le dimissioni e soprattutto delle partecipazioni dirette siano diciamo, state mantenute rispetto alla delibera Marino, sulla quale tra l'altro ricordo che la sindaca Raggi votò contro in Alloggio Cesare, quindi mi sembra anche abbastanza diciamo, divertente questa cosa. Sulla delibera Marino della riorganizzazione delle partecipate, su cui questa è praticamente ricalcata, tanto è vero che con un'estensione virtuale l'assessore Colombano ha detto che già i primi risparmi per una novantina di milioni si potranno ottenere entro la fine dell'anno, e questo è ovviamente il frutto di un lavoro, perché ha detto che se no fatto ovviamente nei due anni precedenti, no? Quindi io volevo capire anche come il collega Bisbiglia, intanto questo, secondo me nella delibera c'è scritto a proposito di assicurazione di Roma, che nella premessa delle delibere c'è scritto che si conferma la delibera tronca. La delibera tronca prevedeva per assicurazione di Roma il rinnovo del contratto da Roma Capitale per assicurazione di Roma per un triennio, quindi 2017-2020, e liquidazione al 31 dicembre 2020. Siccome questa cosa è rimasta in delibera, cioè le premesse della delibera, io volevo sapere soprattutto questa cosa. Gerardo Preziosa, l'agenzia Radio Corcia, come presento, voglio chiedere se sono qua, lei è indicato la vendita dell'ultima tranche dell'aeroporto di Roma, cioè l'avete venduta voi? L'abbiamo venduta noi, certo. L'ha venduta il comune. Sì, no, cioè, già incassato, quindi non avete già incassato. Stavano predisponendo i bandi per cedere il 3,53% di Acea 2.
Come mai non è stato, non mi sembra di averlo visto nel piano e qual è stata la valutazione strategica perché la gestione è stata evitata? E la seconda domanda, se sono un pochino più politica, volevo capire se le sue competenze resteranno a disposizione del Movimento 5 Stelle e magari una conferenza. Allora, iniziamo a dare qualche risposta, qui probabilmente integreremo le risposte io e l'assessore. Si ricorda molto bene, noi abbiamo votato contro la delibera di Marino. Abbiamo votato contro perché di fatto era una delibera fatta in maniera molto veloce, molto frettolosa per riuscire a rientrare dei debiti, quindi aveva una valenza esclusivamente economica, non c'era alcun efficientamento, addirittura su Pharmacard si prevedeva la possibilità di liquidare, cedere, mantenere, privatizzare, c'era una pletora di ipotesi, quindi non era neanche una delibera estremamente definita, solo per citare Farmacam, insomma. Noi abbiamo fatto un lavoro molto diverso, spero di essere riuscita sia io che l'assessore a trasmettere il senso del lavoro che è stato fatto. Non si tratta di un'attività fatta con il mero intento di trovare soldi e risparmiare soldi. Noi non dobbiamo risparmiare soldi sulla pelle dei cittadini. Noi dobbiamo efficientare per riuscire a erogare servizi migliori. Questo è fondamentale perché se noi decidiamo di risparmiare sulla pelle dei cittadini allora vale tutto. E siccome per questa amministrazione non è così, dobbiamo trovare il modo di effettuare sicuramente quell'attività di spending review che ormai insomma, da più di qualche anno viene richiesta agli enti locali. Farla però con una certa lungimiranza. Perché se noi dobbiamo abolire gli sprechi, dobbiamo però efficientare i servizi erogati. Questa è la funzione di un ente locale, erogare servizi. Ci sono enti, comuni, magari più piccoli, che lo fanno esclusivamente attraverso i loro dipartimenti. Ci sono enti che invece si avvalgono di numerose società partecipate. Il fatto che ci siano queste società partecipate non vuol dire però che questi servizi di fatto possono tranquillamente essere tralasciati. Roma Capitale deve essere responsabile, i dirigenti di Roma Capitale sono responsabili a loro volta dei servizi che queste società di fatto erogano, quindi noi dobbiamo armonizzare il complesso dei soggetti che in qualità di dipendenti diretti, in qualità di dipendenti di società partecipate, erogano questi servizi, perché al cittadino di sapere alla fine di tutto il discorso che il marciapiede venga pulito da AMA o dal dipartimento interessa ben poco, al cittadino interessa sapere che il dipartimento sia pulito, al cittadino di sapere che una determinata strada venga aggiustata interessa ben poco se noi gli diciamo sì però adesso se ne occupa la società che sta così o se ne occupa il dipartimento. Noi dobbiamo avere un occhio orientato al servizio e questo è il frutto dell'attività che è stata fatta dal gruppo di lavoro. Quindi su questo io ci tengo a rimarcare una vera e una grande differenza con il lavoro precedente. Io spero di essermi spiegata, ma posso provare insomma, a farlo di più se il messaggio non è passato. Per quanto riguarda la cessione di Aceato 2, effettivamente questa era una decisione presa da Marino che noi abbiamo in realtà sterzato perché non è assolutamente all'interno dei nostri piani. Come mi permetto di sottolineare che ho sentito ipotesi ventilate dai giornali, non è assolutamente intenzione di questa amministrazione cedere quote di Acea, quindi questo lo voglio ribadire. Però a Sole 24 ore l'aveva preannunciato il Signoni, cioè nel senso era nei vostri piani. No, volevo capire in questi due mesi. Non era nei nostri piani, di fatto noi chiaramente il gruppo di lavoro è partito da un lavoro che era già stato impostato. Però effettivamente anche lì c'è stato probabilmente un misunderstanding per cui abbiamo immediatamente ribadito qual è la linea di questa amministrazione. Non è mai stata intenzione di questa amministrazione cedere la partecipazione di Acea 2 né è quella di cedere Acea. Questo spero che metta una pietra tombale su qualunque tipo di curiosità al riguardo. Massimo, se vuoi invece intervenire. Ma intanto io non ho fatto differenze tra quello che hanno deliberato in precedenti, quindi ho cercato di rendere al meglio le cose. Vendere e non svendere, questo è importante, quello che stiamo facendo e che abbiamo fatto, tipo la quota di ADR, così come la centrale delle latte che stiamo ancora negoziando,
stiamo cercando di vendere con un price earning che è il moltiplicatore del prezzo che si acquisisce, che è di all'incirca su 36 volte l'utile che incassavamo, quindi non mi sembra che abbiamo venduto male. Se voi andate a vedere in borsa, diciamo, società di questo tipo vanno da 15 a 25, 30 volte, quindi abbiamo venduto bene pur avendo quote estremamente minoritarie. Su Assicurazioni di Roma, Assicurazioni di Roma fa un compito, fa un ruolo di assicurare tutta una serie di incidenti, a cominciare dalle buche delle strade, no? Inondazioni, eccetera, che purtroppo non ci sono assicurazioni, diciamo, propense ad assicurare. Quindi prima di tutto ci serve, il commissario Tolca ha detto teniamolo almeno fino al 2020. Assicurazione di Roma produce degli utili, sta lavorando bene direi, sta liquidando tutti gli incidenti che succedono dopo, logicamente averli esaminati attentamente perché nessuno regala niente, quindi è una società estremamente sinergica a Roma Capitale che anche noi abbiamo visto necessario tenere. Farmacap sta invece il commissario Angelo Stefanoni esaminandola molto a fondo e quindi sarà presa una decisione nei prossimi mesi o forse nel prossimo anno, quindi non aspetta a noi. Magari tu scusami, ecco, per dire, attenzione, non ci siamo dimenticati di queste due società e aziende, di questa mutua e di questa azienda, però è evidente che il decreto Madia ci ha imposto una scadenza iniziale, che era quella inizialmente di marzo, poi prorogato a giugno, poi prorogato a settembre, e che riguardava tutte le partecipate, per cui noi abbiamo inizialmente effettuato una ricognizione, un lavoro sulle partecipate che rientrano all'interno del perimetro della Madia. Diversamente lavoreremo su tutto ciò che al momento è rimasto fuori, però avevamo una scadenza di legge da rispettare, quindi a volte bisogna andare anche per priorità. E annuncio qui, ma insomma è stato già in parte detto, che poi il lavoro, terminato il lavoro su tutte le aziende, dovrà invece coinvolgere tutte le fondazioni, che sino ad oggi insomma non sono ancora mai state toccate. Quindi ripeto, l'assessorato ne ha da fare, sì. Sì, anche il gruppo di lavoro dovrà essere ricostituito. Poi per finire l'ultima domanda più, diciamo, politica, ma diciamo che io collaboro, cerco di collaborare, io sono una fissazione, chiamiamola così, vedere l'Italia ripartire, vedere le attività produttive, i produttori rivalorizzati, non lo sono né in questo momento né lo sono stati negli ultimi 10 o 20 anni. Quindi abbiamo decimato il 30% delle imprese, abbiamo svenduto, io dico svenduto, delle 3.500 imprese che fanno più di 500 milioni all'anno, 55% allo straniero. Mi sembra che si stanno vendendo le banche, che hanno all'interno 4.000 miliardi di risparmi e 2.000 miliardi di ipoteche dei beni degli italiani. Questa crisi che si è generata ha svalutato il 50% almeno il valore degli immobili, il 70% degli italiani ha degli immobili, vive nella casa propria. Quindi vogliamo invertire la rotta, io sono qui per dare una mano, per dare idee, visto che ne ho avute di esperienze nella mia vita. Sono venuto a Roma perché speravo e spero ancora di indirizzare il Movimento 5 Stelle, che rappresenta una delle forze politiche della nazione e la rappresenterà anche in futuro, io credo, a capire questi problemi, a, diciamo, abbracciare questa causa, che è una causa che salverà la disoccupazione, evitare che i giovani debbano emigrare, è una vergogna internazionale totale, 100.000 giovani che se ne vanno all'estero e nel contempo importiamo centinaia di migliaia di altri giovani che magari non sanno fare niente o poco, al di là che abbiano delle necessità, diciamo, di scappare dalla guerra e allora vanno rispettati, ma molti di questi vengono solo sperando che l'Italia sia il paese che ben godi. Ecco, io queste idee non ho mai negato di averle, le continuerò ad avere, perché è il mio obiettivo, quello di contribuire nella capitale o nella nazione, perché qualcuno capisca che per vedere ripartire l'Italia, vedere ripartire il reddito degli italiani, vedere diminuire la disoccupazione, c'è un solo modo: cominciare a non tassare in maniera assurda le attività produttive. E per attività produttive per me sono imprenditori, commercianti, lavoratori, chi lavora nel comune di Roma sono della gente che fa attività produttiva. E purtroppo le attività produttive sono troppo tassate in Italia e non ripartono. Quindi sono venuto perché speravo e spero ancora
di far capire al movimento una parte politica che era la più rispettiva quando sono venuto, e speriamo che lo rimanga.